parlato dell'importanza dell'alleanza terapeutica. E a me piace perché nell'ottica di una nuova strategia sanitaria oggi stiamo cercando disperatamente a volte di passare da una logica prescrittiva a quella della scelta partecipata, quindi della condivisione della scelta. Ecco, io in alcune occasioni, quindi dal prendersi cura dal guarire al prendersi cura invece del paziente, questo è molto bello, insomma. E l'altro bisogno che ho avuto di incontrare e che anche ho avuto l'onore di partecipare, di parlare assieme a lui, assieme al presidente di questi temi, a me interessava molto così presentare e chiedere la vostra opinione sul paragone che io che a me piace fare sull'inizio di vita, perché voglio dire, non ci scandalizziamo, voglio dire, è successo quello che è successo nei casi Weinberg, eccetera. Ma Marino ha sottolineato come il trapianto, il primo trapianto cardiaco già sia stato un momento in cui, ecco, allora io adesso più o meno mi sono fatto caso, il fatto che per trapiantare un cuore bisogna fermare un cuore che va con un polmone che respira e così via. Ma pensavo alla nascita io, no? Pensavo un po' perché faccio parte del comitato etico che serve in questi aspetti. Quando nasce un bambino di peso estremamente basso o un bambino molto molto pretermine che si avvicina all'aborto e questo neonato respira, cosa fare? Allora a me interessa molto il collegamento che c'è tra l'approccio all'inizio vita e al fine vita. Ma se io vi racconto, per esempio, che rispetto a mille che sono state parlando in Italia, che sono molto più aperti e molto più innovativi in alcuni paesi anglosassoni, compresa la parte degli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra, e qualche volta quando nasce un bambino che sappiamo non potrà sopravvivere, ma ha qualche parametro vitale, quello che mettiamo in atto non sono delle cure palliative, cosiddette, moltissima parola. La cosa vuol dire che noi teniamo il bambino al caldo in braccio ai genitori e questo bambino muore in braccio ai genitori. Questa cosa può fare, è brutta, da raccontare, crea emozioni, però è accettata questa cosa, così come viene accettata la cosiddetta resistenza terapeutica quando noi sappiamo che un bambino, per esempio, neonato, ha una gravissima encefalopatia, ha una vita, ha l'impossibilità di proseguire la vita, di avere una vita, una qualità della vita normale. Ecco, in quei casi il bambino non può parlare, allora è il genitore, e lì si crea questa alleanza con i genitori con i quali si condivide una scelta, e questo volevo sottolineare quello che diceva Guido Bertolini, no? È importante questo, perché l'operatore da solo non stacca una macchina, invece con la condivisione della famiglia l'operatore può decidere di non accanirsi quando non c'è nulla da fare. Non è così semplice per noi medici, per noi operatori, perché è anche un problema culturale molto spesso, cioè nell'esperienza almeno di noi operatori molto spesso farsi capire dai familiari a volte è anche un problema di semplice linguaggio, cioè bisogna imparare a usare un linguaggio che sia comprensibile, entrare e interagire con la persona, però è una grande opportunità questa. È un cammino che stiamo facendo di formazione, perché il problema che poi sta sotto a tutte queste problematiche che abbiamo tirato fuori è la formazione, anche la formazione del medico, perché non sempre il medico è formato da questo punto di vista, è tecnicamente, siamo tutti tecnicamente preparati, però non sempre abbiamo questo tipo di formazione.
è una partita importante questa, ora mi sembra che la sua testimonianza confermi come questo, non so se potevi, sono d'accordo, come questo percorso sia veramente da portare avanti, da proseguire, cioè è iniziato a proseguire. Faccio un esempio, non so, forse gli anestesisti hanno più l'esperienza di noi sui consensi informati e chirurghi, ma spiegare un consenso informato a un paziente non è facile, perché è un linguaggio burocratico e nella pratica, questo lo dico con sincerità, viene fatto più male senza che spesso venga letto. Perché addirittura non sappiamo, cioè in un reparto, faccio un esempio, non si sa chi lo deve farlo firmare, cioè chi lo deve spiegare, se è l'infermiere, se è il tecnico, se è il medico. In realtà noi sottovalutiamo un aspetto molto importante, perché se non spieghiamo anche in termini semplici, comprensibili, che cosa comporta una certa anche metodica, non dico solo l'intervento, anche una puntura lombare, anche una cosa molto più semplice, che cosa può derivare da questa, a volte il paziente rimane così, in qualche modo non informato, non correttamente informato, quindi noi dobbiamo camminare ancora sul consenso informato in Italia, perché è un pezzo di carta che viene sottoposto e dice devo fare questo, firma. Poi nei consensi informati per fare prima, soprattutto nei reparti medici, si mette tutto l'elenco degli esami che si fanno, quindi siamo sicuri che hanno detto di sì. Poi ovviamente succede qualcosa, dice ma lei non me l'aveva detto che cosa è, quindi c'è ancora tutta questa partita da portare avanti. Poi il consenso informato non è semplicemente un documento, il consenso veramente vuol dire dialogare col paziente.